Signore e signori, un caloroso e cordiale saluto a tutti i presenti. Benvenuti alla serata di presentazione della lista elettorale della Democrazia Cristiana e noi sammarinesi. Saluto sentitamente l'avvocato Romano Belluzzi presente in sala. Firmatario del manifesto programmatico del Partito Democratico Cristiano Sammarinese del 9 aprile 1948 e le esprimo vivo compiacimento per averci onorati con la sua illustre presenza. Un'occasione di festa per ribadire con orgoglio e fierezza l'appartenenza ad un glorioso passato, ad una storia di impegno politico, di unità e di radici. Una serata, la nostra, che ci consente di affrontare con sicurezza le scelte progettuali e politiche future da protagonisti, privilegiando esclusivamente il bene comune e la crescita del Paese, tutelando la nostra antica sovranità. La lista Democrazia Cristiana Noi Sammarinesi si presenta ai cittadini con un programma elettorale concreto, reale, in cui si delinea lo sviluppo della Repubblica per i prossimi anni e vengono valorizzate le risorse, i principi cardine della nostra vita sociale, economica e culturale. Proposte serie, attuabili, con la condivisione e la partecipazione dei cittadini. Per accompagnare un futuro di certezze, ci rivolgiamo ai sammarinesi che amano sopra ogni cosa questa Repubblica, chiedendovi di lavorare a fianco di una squadra di persone capaci, affidabili, preparate, che fra pochi istanti avremo il piacere di presentarvi ufficialmente. Invito ora a salire sul palco e a prendere la parola il segretario politico del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Marco Gatti. A lei la parola. Grazie. Avrei voluto anch'io il microfono, però mi piaceva quello di Fabio. Ringrazio tutti voi per la presenza questa sera, che è una presenza importante. È una presenza importante perché voi qui state testimoniando quello che è il Partito Democratico Cristiano, quello che è la storia di un partito popolare che ha ormai più di 65 anni di storia. Non me ne vogliono noi sammarinesi, ma questa sera noi diamo loro un po' di storia e loro danno a noi un po' di frizzantezza, di gioventù. Quindi lo stare insieme ha un significato molto molto importante e entrambi ci trasmettiamo dei valori importanti. Mi spiace che non possa essere presente tra noi per gli impegni, per il ruolo istituzionale che ha Sua Eccellenza Teodoro Lonfernini, il quale però mi dispiace che non sia presente perché è un amico con il quale ho passato un'esperienza importante, una fase importante politica che oggi ancora stiamo portando avanti e quindi mi sarebbe piaciuto averlo qui questa sera. Così come mi spiace anche che non sia presente per un impegno istituzionale al Fondo Monetario Internazionale insieme ad altri amici che faranno parte della lista, della nostra lista. Non sarà presente, dicevo, l'amico Marco Arzilli. So che Marco e gli altri amici con lui stanno cercando di rientrare in fretta e furia. Speriamo che riescano ad arrivare, ma il tragitto da Milano Malpensa qui a San Marino è lungo, quindi non so se arriveranno per tempo prima della fine della serata. Però auguriamocelo e speriamo, così che magari si possa chiudere tutti insieme questa bellissima serata. Con loro, quindi, con Sua Eccellenza Teodoro Lonfernini, con l'amico Marco, con l'amico Fabio Berardi, con l'amico Glauco Sansovini e con tutti i dirigenti del partito, siamo parte di una squadra che abbiamo fortemente voluto, una squadra che insieme abbiamo fortemente voluto e per la quale abbiamo
in maniera incessante ed importante lavorato. Una squadra che è composta di uomini, è composta di donne, di giovani e di meno giovani. Uomini e donne che condividono questa nuova sfida. Una sfida che è una sfida sicuramente impegnativa, ma è una sfida che non ci spaventa. Una sfida insieme. Una sfida insieme per garantire una governabilità responsabile. Una sfida insieme per dare forza da subito ad un percorso di ripresa e crescita economica reale del Paese. Una sfida insieme, una sfida di uomini e di donne, dicevamo, in cui sono riposti i valori forti del nostro popolo. Donne e uomini che sapranno vincere l'incertezza di oggi facendo leva sul coraggio necessario per compiere delle azioni concrete. Donne e uomini che non hanno paura e che dicono alla gente, che dicono ai sammarinesi, la ripresa è già possibile e ne siamo tutti protagonisti. Io sono profondamente orgoglioso di fare parte di questa squadra e la nostra politica è quella di rincontrare la gente, è quella di parlare con la gente, è quella di rincontrarla non solo per fare votare la nostra lista, ma soprattutto di rincontrarla per continuare ad essere realmente un partito popolare. Degli altri, dei nostri avversari, non voglio parlare, non voglio parlare molto. D'altra parte, basta soltanto pensare che si candidano per governare il Paese in alternativa alla coalizione Bene Comune. Però non sono in grado neanche di fare una lista senza fare pasticci. Non conoscono la legge, non conoscono la legge elettorale, però chiedono di governare il Paese. Io credo che per gli altri il 12 novembre sarà il giorno del forse. Noi invece saremo già al lavoro. Ma come dicevo, non voglio parlare di loro. Parliamo di noi. Parliamo di chi siamo. Parliamo del perché possiamo candidarci senza paura, per guidare con più forza il Paese fuori dalla crisi. Quello che stiamo affrontando è una crisi epocale, ma però, come tutte le crisi, offre sicuramente delle opportunità. Però senza una visione chiara della società, senza una visione chiara della famiglia, senza una visione chiara della persona, dei suoi diritti e dei suoi doveri, queste opportunità non riusciremo a coglierle. Però noi questa visione ce l'abbiamo. La persona, ed insieme ad essa la famiglia, è al centro della nostra azione, è al centro della nostra attenzione. Un'azione e un'attenzione quindi al volontariato, all'impegno come servizio agli altri, all'impegno come servizio al Paese. Questo siamo noi. Noi chiediamo concretamente, e gli amici che presenteremo tra poco lo dimostrano, noi chiediamo concretamente credito ai giovani per far lavorare la politica. Far lavorare la politica con la capacità di mettere in fila i problemi e trovare le soluzioni. Perché in un mondo che cambia, anche la classe dirigente, anche chi ci rappresenta, anche chi rappresenta la gente deve cambiare. Per sostenere l'impresa, per sostenere l'economia, dobbiamo crescere culturalmente. Quindi alla base di tutto c'è educazione e cultura. La nostra educazione e cultura. Quell'educazione e cultura laica della dottrina sociale, a cui molti si richiamano, ma a cui solo noi ricerchiamo. Quindi la nostra proposta è cultura di innovazione, intelligenza imprenditoriale ed investimenti, turismo, artigianato, commercio, credito e finanza sostenibili, virtuosità e buona amministrazione. Queste sono le leve fondamentali per lo sviluppo.
Però il tempo per dare queste risposte è poco. Ed è per questa ragione che la nostra lista è stata pensata e costruita con persone concrete, con persone efficienti, con persone che non deluderanno le aspettative. E adesso lascio la parola a Fabio, così che possa continuare con la presentazione dei nostri candidati. Ringrazio il segretario politico Marco Gatti per il suo appassionato intervento. Si percepisce, segretario, il suo sincero entusiasmo e la sua fierezza di presentare alla popolazione una lista di persone valide. Ed ora un contributo visivo del segretario di Stato Marco Arzilli, non presente, come sapete, a questa serata per motivi istituzionali inderogabili. Prego. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao a tutti. Avrei preferito essere qui con voi questa sera, in questa speciale serata di presentazione dei candidati, ma da una parte gli impegni istituzionali e dall'altra la necessità di trovare nuovi investitori per il nostro paese mi costringono a essere fuori San Marino questa sera. È una serata importantissima, bellissima, una serata in cui i candidati, ognuno di noi, deve dare il meglio di se stesso per iniziare il suo lungo percorso nella campagna elettorale che ci porterà l'11 novembre a vincere. Perché questo è il nostro obiettivo. Uomini e donne insieme dobbiamo dimostrare non solo di avere la forza e la determinazione di rappresentare quelli che sono i valori del nostro paese, i valori fondanti per cui noi sammarinesi e il Partito Democratico Cristiano sono uniti insieme in questo momento. Perché insieme abbiamo deciso di iniziare un percorso che serve a rafforzare quest'area e a dare finalmente una risposta a quelle che sono le esigenze di un paese che in questo momento si trova nella sua fase più difficile. È un momento di crisi, un momento difficile, dove sicuramente sarebbe stato molto più semplice stare fuori da questa campagna elettorale, perché il paese è molto provato da questi anni di governo che ci hanno obbligato a fare scelte difficili ma necessarie. Questo dobbiamo dire, è stato necessario intervenire, l'abbiamo fatto senza paura. Questa è una novità nel panorama politico, perché di solito si interviene solo quando ci sono esigenze clientelari o esigenze diverse da quelle che sono necessarie al nostro paese. Noi invece questa volta siamo intervenuti per il nostro paese e non possiamo pagare le conseguenze di questo. Dunque ognuno di voi, ogni persona in questa campagna elettorale dovrà dimostrare che i valori sono fondamentali, ma non solo. Dobbiamo ricostruire l'economia di questo paese, dobbiamo ridare voce alle persone più deboli, dobbiamo dare voce alle donne, dobbiamo dare voce agli anziani, ma soprattutto dobbiamo dare voce ai nostri giovani, il motivo per cui noi in questo momento ci stiamo impegnando e su cui dobbiamo lavorare, perché sono il nostro futuro. Ognuno di voi questa sera inizia il suo percorso, un percorso non semplice, difficile stare in mezzo alla gente, soprattutto quando abbiamo chiesto sacrifici, ma questi sacrifici erano necessari per costruire il nostro futuro. Dunque insieme, questa sera, faremo la differenza. Da oggi in poi ci muoviamo in una direzione unica, Partito Democratico Cristiano, noi sammarinesi, gli indipendenti, agli amici di Alleanza Nazionale, proprio per dare una risposta al Paese, perché solo uniti si vince. E anche se qualcuno non verrà eletto, sicuramente sarà comunque fondamentale e importante il suo apporto, perché ogni persona è fondamentale, soprattutto in una lista come questa, in una lista che si è unita in maniera tranquilla e soprattutto legata non tanto a forzature, ma legata alla voglia di dare una risposta al Paese. E su questi valori fondiamo il nostro successo e il nostro futuro. Andiamo a vincere, vinciamo le elezioni, in bocca al lupo a tutti, ce la facciamo e soprattutto insieme andiamo a lavorare per il nostro paese dal 12 novembre in poi. Ciao a tutti. Ringraziamo il segretario di Stato Marco Arzilli per lo spessore del suo apprezzato intervento. Un sincero impulso ad un impegno che tutti i candidati condurranno con rispetto, servizio e responsabilità. È la volta ora di un momento musicale. Alcune parole per introdurre l'artista sammarinese che si esibirà fra pochi istanti, accompagnata dal maestro Antonio Nasone. Ha cominciato a studiare canto da piccolissima. Oggi svolge un'intensa attività concertistica in molteplici formazioni jazz e di bossa nova, delle quali declina in maniera differente e assolutamente efficace una personalità musicale, sensuale ed elegante.
collabora con molti illustri musicisti della scena italiana ed internazionale. Accompagnata alla chitarra dal maestro Antonio Nasone, interpreta un brano del musicista e compositore statunitense Richard Charles Rogers con My Funny Valentine, Sarah Jane Ghiotti.
Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. But if you really care for me, stay, little Valentine, Ringrazio Sara Jane Ghiotti del maestro Nasone per la raffinata esibizione. Più avanti avremo il piacere e l'onore di riascoltarli. Siamo giunti al momento della presentazione dei 60 candidati che compongono la lista del Partito Democratico Cristiano Noi Sammarinesi. In questo compito sarò coadiuvato da Alessia Pieroni, giornalista che prego gentilmente di raggiungermi. Buonasera a tutti, è un piacere essere in vostra compagnia. Benvenuta Alessia, assieme Grazie. Inviteremo i candidati a salire sul palco facendogli sentire assieme a tutti voi la nostra vicinanza e il nostro incoraggiamento. Sua Eccellenza Teodoro Lonfernini, Capitano Reggente. Capitano Reggente della Repubblica di San Marino per il semestre ottobre 2012-aprile 2013. 36 anni, sposato e padre di 3 figli, laureando in giurisprudenza, lavora nello studio professionale di famiglia. Iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese dal 2006, è membro della direzione e direttore de Il San Marino. Nel 2008 è stato eletto in Consiglio Grande Generale, da dicembre 2010 è presidente del Consiglio Centrale della Democrazia Cristiana. Chiedo un caloroso saluto per i genitori qui in sala che lo rappresentano. Grazie. Albani Daniele ha 29 anni, risiede nel castello di Città. È diplomato ragioniere e attualmente è titolare di un'impresa commerciale. Si è avvicinato alla politica fin da giovane e nel 2003 si è iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Da 2 anni è vice segretario della sezione di Murata. Amici Denis, nato nel 1972 a San Marino, risiede a Fiorentino, coniugato con 2 figli. Ha conseguito il diploma di ragioneria e perito commerciale. Attualmente è imprenditore edile. Consigliere dal 2008, ha fatto parte di diverse commissioni consigliari e del Consiglio dei 12. Antonini Lorenzo, nato nel 1986, diplomato tecnico dei sistemi energetici. Laureato all'Università di San Marino in disegno, nel 2008 è stato selezionato per partecipare all'11ª Mostra Internazionale di Architettura di Venezia. È coordinatore del gruppo giovanile di Noi Giovani Sammarinesi. Arzilli Marco, nato a San Marino nel 1971.
imprenditore, marito e padre di due figli. Si è dedicato fin da giovanissimo all'impegno attivo per il Paese, seguendo in modo appassionato i temi della politica e della società. Nel 2002 ha assunto la presidenza dell'Unione Sammarinese Commercianti. Nel 2006 ha fondato il movimento Noi Sammarinesi, con il quale si è candidato alle elezioni politiche. Nel 2009 ha lasciato l'azienda di famiglia e l'associazione di categoria per assumere l'incarico di segretario di Stato. Barbieri Andrea, nato a San Marino nel 1971, ha conseguito la laurea in ingegneria elettronica a Bologna. Dal 2002 è iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese, membro e poi vice segretario della sezione di città. Fa parte del Consiglio Centrale, ha collaborato alla rivista giovanile Azione e attualmente collabora alla stesura del giornale Il San Marino. Bartoletti Federico, nato a San Marino nel 1964, sposato, padre di Tea, si è dedicato per oltre 30 anni al volontariato e ha fatto parte per 12 anni della Corale di San Marino, ma la sua più grande passione è l'ambiente e le tematiche ambientalistiche. È membro del Consiglio Grandi Generale dal 2008. Battistini Antonio, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in radiologia. Medico radiologo di ruolo presso il servizio di radiologia dell'ospedale di Stato dal 1992. Iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese, è membro del Consiglio Centrale e di Direzione. Membro del Consiglio Grande Generale nella legislatura 2008-2012. Ha fatto parte delle commissioni Affari, di Giustizia e Sanità. Beccari Luca, nato a San Marino, ha 38 anni e risiede a Saravalle con sua moglie Anna e suo figlio Thomas. È iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1993 ed è membro del Consiglio Centrale e della Direzione del Partito. Impiegato presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dal dicembre 2008 è coordinatore del Dipartimento Finanze. Non può essere presente perché fuori territorio per impegni istituzionali. Bedetti Piermarino, nato a San Marino nel 1966, risiede a Faetano con sua moglie Jenny. Dal 2003 ricopre l'incarico di capitano di castello di Faetano ininterrottamente. Dal 2004 è membro del direttivo Unione Nazionale Artigiani Sammarinesi e nel triennio 2009-2011 ha ricoperto il ruolo di presidente dell'associazione. Dal 1999 è titolare di una ditta artigianale. Belisardi Luigi Maria, nato a San Marino nel 1959, diplomato odontotecnico e dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale dal 1981. Attualmente gestisce il centro stampa dell'Istituto stesso. Iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese dal 2002, è membro del Consiglio Centrale e del Direttivo della Sezione di Città. Berardi Fabio, sposato con Emanuela, padre di Andrea e Annalisa, laurea in scienze geologiche. In precedenza ha svolto la libera professione, prima e in seguito dirigente dell'azienda autonoma Servizi Pubblici. Membro del Consiglio Grande Generale dal 1995, ha ricoperto la carica di capitano reggente nel semestre 1 aprile 2001, 1 ottobre 2001. Ha ricoperto l'incarico di segretario di Stato in diverse legislature. Volevamo farle una domanda prima di mandare al suo posto. I socialisti in che lista sono? I socialisti sono al posto giusto. Hanno scelto di entrare come indipendenti al fianco della lista della Democrazia Cristiana e noi sammarinesi. E Arengo e Libertà, che tutti sapete era un progetto politico, per me non poteva trovare, ma sono sicuro di interpretare anche il pensiero degli amici che mi hanno accompagnato in questo percorso, la giusta conclusione. Dopo anni
di condivisione, di scelte difficili, di impegno, di lavoro a volte anche massacrante per il bene del nostro paese, come abbiamo sentito, con scelte anche difficili. Questa era la migliore conclusione: continuare con la stessa responsabilità che ha contraddistinto questo periodo, a fianco di un partito che rappresenta, ha tenuto insieme una comunità con i suoi valori fondanti, perché è finito il momento delle divisioni, è finito il momento delle contrapposizioni. La Democrazia Cristiana ha saputo dare questo messaggio di aggregazione e noi ci siamo ritrovati in questo, abbiamo trovato persone oneste, persone con idee laboriose, capaci di progettare un nuovo sviluppo per il Paese, un nuovo futuro. E noi siamo insieme per vincere. Grazie. Grazie, segretario. Berti Giannicola, nato nel 1960 a San Marino, vive facendo l'avvocato ed il notaio. Ama questa Repubblica più di ogni altra cosa e crede che l'impegno politico sia un dovere di ogni cittadino. È membro del Consiglio Grande Generale dal 2008. Berti Maria Luisa, nata nel 1971, risiede nel castello di San Marino Città. Esercita dal 1999 la libera professione di avvocato e notaio, membro del Consiglio Grande Generale dal 2001 al 2006 e dal 2008 ad oggi, ha ricoperto la carica capitano reggente nel semestre 1 aprile 2011 1 ottobre 2011. Bollini Germano, nato nel 1951 a San Marino, ha dedicato la sua vita al lavoro che gli ha consentito grandi esperienze in campo imprenditoriale. L'impegno nel mondo dello sport, sua grande passione, gli ha permesso di rendere San Marino la capitale mondiale del motorismo con il Gran Premio di Formula 1, il Rally di San Marino e il Rally Legend. Brigliadori Vittorio, nato nel 1964 a Fiorentino, coniugato, ha due figli. Imprenditore, milita da diversi anni nel Partito Democratico Cristiano Sammarinese ed è membro della sezione di Dogana. Fa parte della Giunta di Castello di Serravalle. Canti Stefano, ha 37 anni, coniugato, ha due figli, geometra dipendente dell'ufficio Ispettorato di Controllo del Territorio, attualmente distaccato presso la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, membro del Consiglio Centrale del Partito Democratico Cristiano Sammarinese e del direttivo della sezione di Fiorentino. Dal 1998 al 2009 ha ricoperto il ruolo di membro della Giunta di Castello di Fiorentino con funzioni di segretario di Giunta. Cardelli Alessandro, nato nel 1991 a Cesena, risiede nel castello di Borgomaggiore. Diplomato al Liceo Economico Aziendale di San Marino, attualmente frequenta la Facoltà di Giurisprudenza a Roma. Iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese, è membro del direttivo di sezione di Borgomaggiore. Casadei Rita, nata nel 1947 a Serravalle, coniugata, ha tre figli. All'età di 5 anni è immigrata con la sua famiglia negli Stati Uniti d'America. I valori trasmessi dai genitori lontano dalla Repubblica hanno ispirato e sostenuto da sempre la sua vita e quella della sua famiglia. Cavalli Federico, nato a Borgomaggiore nel 1981, risiede a Borgomaggiore.
Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Università degli Studi di Bologna, da febbraio 2008 è in forza presso l'ufficio legale di una banca del territorio. È capo scout brevettato dell'Associazione Guide e Scout Cattolici Sammarinesi dal 2001. Cenci Massimo, sposato con Francesca, papà di Gabriel e Alessandro, dottore commercialista dal 1993. Eletto in Consiglio Grande e Generale con la lista della Libertà nel 2008. Nel 2009 ha ricoperto la carica di capitano reggente, membro della commissione antimafia, di varie commissioni consigliari e del Consiglio dei 12. Ciavatta Manuel, nato a San Marino nel 1976, vive a Faetano. Già dai 16 anni, educatore in Azione Cattolica, che è rimasta una delle sue più grandi passioni. Dopo la laurea in ingegneria edile, ha conseguito quella in sacra teologia. Ha lavorato come ingegnere nel settore degli impianti e delle risorse energetiche. Attualmente si è occupato della comunicazione del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Corsi Marina, moglie di Massimo e madre di Anna Aurora, da 15 anni risiede a Serravalle. Ha conseguito la laurea in farmacia e scienze della nutrizione. Attualmente è iscritta al sesto anno di medicina e chirurgia. Ha prestato servizio come farmacista presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale. Ercolani Lorenzo, nato nel 1982 a Borgo Maggiore, vive a Serravalle. Laureato nel 2006 in economia e finanza e specializzato in analisi gestione e consulenza finanziaria. Dal 2010 collabora come dottore commercialista e revisore contabile. Nel 2009 si è avvicinato alla politica attraverso il movimento giovanile, di cui è diventato membro del direttivo e direttore del periodico Azione. È membro del consiglio centrale e del direttivo di sezione di Serravalle. Ferrari Simona, nata a Fiorentino nel 1957, dopo 3 anni si è trasferita a New York con i suoi genitori, emigrati in cerca di nuove opportunità. La nostalgia però li ha portati a tornare 4 anni dopo in Repubblica. Ha un fratello al quale è molto legata. Con suo marito condivide le passioni della sua vita: viaggiare, leggere, cucinare, camminare e stare con gli amici. Ha lavorato all'ospedale di Stato come infermiera caposala. La sua più grande passione è la nostra Repubblica e da quando è nato il movimento Noi Sammarinesi nel 2006 ha subito aderito. Questa per lei è la terza candidatura. Gallo Patrizia, ha 43 anni, sammarinese da 20. Ha 2 splendidi ragazzi di 17 e 13 anni. Ha aderito nel 2008 alla lista civica Noi Sammarinesi, di cui oggi è vice coordinatore. È molto vicina al mondo della solidarietà e della disabilità. Gatti Marco, 45 anni, risiede a Domagnano, coniugato con 2 figli, diplomato in ragioneria e titolare di uno studio commerciale. Iscritto al partito da più di 20 anni, fa parte della sezione di Domagnano. È appassionato di una cultura al servizio del bene del paese che si respirava in famiglia. È segretario politico del Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Guidi Gabriella, coniugata, ha 2 figli, ha 49 anni ed è imprenditrice. Di famiglia democristiana, il nonno Marino e il padre sono stati attivisti del partito sin dal primo dopoguerra. Si candida per la prima volta. Mancini Sara, ha 31 anni, coniugata.
Laureata in ingegneria edile e architettura, ha intrapreso la strada della libera professione come ingegnere e si è specializzata come certificatore energetico. Si presenta per la prima volta come candidata alle elezioni politiche. Manzaroli Alfredo, laureato in legge, ha privilegiato l'attività di imprenditore a tempo pieno nel settore giovanile. È membro del Consiglio Grande Generale dal 2008. Marcellini Giorgia è nata a San Marino nel 1973, coniugata e madre di una bimba di 6 anni. Risiede nel castello della città di San Marino. Ha conseguito il diploma di ragioniera e perito commerciale ed è occupata presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Marchetti Daniela, coniugata, ha un figlio, Fabio. Fin dalla giovane età si è avvicinata al Partito Democratico Cristiano Sammarinese, a cui è iscritta dal 1989. Diplomata in ragioneria, dal 1990 lavora al Provveditorato dello Stato in qualità di esperto. È membro del Consiglio Grande Generale dal 2008. Grazie. Marocchi Silvia, 40 anni, coniugata con Valeriano Vagnini, ha conseguito il diploma di ragioneria. Nel 2000 è stata inserita nell'albo degli istruttori di judo e dal 2010 ha intrapreso la libera professione di insegnante. Nel tempo libero si dedica con passione all'attività del settore sportivo e giovanile. Assente per lavoro. Okay. Mazza Luigi, nato nel 1960 e residente a Montegiardino, è padre di Federica. Laureato in giurisprudenza e titolare di uno studio legale e notarile. È iscritto al partito dal 1979 nella sezione di Murata. Ha ricoperto diversi incarichi istituzionali e di partito. Capitano reggente, consigliere e membro di diverse commissioni, capitano della Giunta di Castello di Città, membro di direzione del Consiglio Centrale e presidente del gruppo consiliare. Merlini Federica è sposata e ha 2 figli, uno di 6 anni e uno di 3 mesi. Nata nel 1981 a Rimini, ha conseguito nel 2006 la laurea in architettura e nel 2010 l'abilitazione di certificatore energetico. Nel suo percorso lavorativo ha maturato esperienze nel settore dell'architettura, dell'urbanistica, dell'arredamento e del design, dell'energia rinnovabile e dell'ecologia. Lavora presso uno studio tecnico e è iscritta al Partito Democratico Cristiano e si candida alle elezioni per la prima volta. Mina Oscar, nato nel 1958 a Serravalle, diplomato perito industriale e capo servizio acqua gas dell'azienda autonoma di Stato per i servizi pubblici. Iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese dal 1998 nella sezione di Serravalle, membro del Consiglio Centrale della Democrazia Cristiana dal 2004 e membro di direzione e vice capogruppo consiliare dello stesso partito. Membro del Consiglio Grande Generale dal giugno del 2006, ha ricoperto la carica di capitano reggente nel semestre 1 aprile 1 ottobre 2009. Moroncelli Angelo è nato a Serravalle nel 1958 dove risiede. È sposato con Antonella e padre di Serena. È iscritto dal 1977 alla Democrazia Cristiana, è membro del Consiglio Centrale da diversi mandati e segretario di sezione di Serravalle. Si presenta come candidato per la prima volta. Svolge l'attività di insegnante di educazione motoria nelle scuole elementari di San Marino.
Muccioli Anna Maria, coniugata, a due figli, laureata in giurisprudenza e iscritta all'ordine degli avvocati e notai. Dal 1994 è avvocato dello Stato, esperto in materia urbanistica ed edilizia presso il Dipartimento Territorio. È stata dirigente della segreteria esecutiva del Congresso di Stato dal 2006 al 2007, funzionario direttivo in seno alla commissione consultiva nel 2009 e direttore amministrativo dell'Istituto per la sicurezza sociale nel 2011. Capitano di Castello di Chiesa Nuova dal 2003 al 2009, iscritta al partito nella sezione Chiesa Nuova dal 2008, è membro di direzione e del Consiglio Centrale. Dal 27 aprile 2011, membro del Consiglio Grande Generale e di varie commissioni consiliari, tra cui quella per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata in qualità di presidente. Mularoni Alessandra è nata nel 1967, mamma di Chiara ed Anna. Risiede a Faetano. Laureata in economia e commercio, consegue anche il diploma di violino presso il Conservatorio di Bologna. Consulente finanziaria prima, oggi insegnante di diritto ed economia alla scuola secondaria superiore, liceo economico di San Marino. È iscritta al Partito Democratico Cristiano Sanmarinese. Mularoni Mariella vive in città con la sua famiglia da 20 anni ed è iscritta alla sezione del Partito Democratico Cristiano Sanmarinese. Segue la politica già da bambina, fin da quando il padre era consigliere negli anni 50 e 60. È insegnante di lingue straniere presso la scuola media statale. Mussoni Francesco. È nato a San Marino nel 1971, dove lavora e vive. Laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna, è avvocato e notaio, titolare di studio professionale. Membro del Consiglio Grande e Generale e attualmente segretario di Stato. Pelliccioni Evelyn, a 27 anni, ha conseguito la laurea triennale in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali e la laurea magistrale in Psicologia Scolastica e di Comunità. Ha svolto un tirocinio presso la Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Rimini, con cui collabora tuttora con un contratto a progetto come formatrice delle scuole medie e superiori della provincia. Righi Italo, nato nel 1959, coniugato, ha tre figli ed è nonno di tre nipoti. Vive a Montegiardino. Diplomato contabile d'azienda, svolge la professione di istruttore di scuola guida. Iscritto al partito dal 1985 nella sezione di Montegiardino, è membro del Consiglio Centrale del Partito Democratico Cristiano Sanmarinese. Consigliere di giunta, ha ricoperto il ruolo di capitano di castello dal 1997 al 2008. Membro del Consiglio Grande Generale dal 2008, ha ricoperto la carica di capitano reggente nel semestre 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012. Rossi Nazareno è nato nel 1952 e abita a Fiorentino. È coniugato con Oredana e padre di due figlie. È iscritto al Partito Democratico Cristiano Sanmarinese dal 2003, è pensionato e attualmente è al secondo mandato consecutivo come membro di giunta nel Castello di Fiorentino. Fa parte della direzione di sezione dello stesso Castello e del Consiglio Centrale del Partito Democratico Cristiano. Sansovini Glauco. Ha svolto attività lavorativa nel settore privato in varie ditte. Nel 2001 è sceso in politica e ha fondato il Partito di Alleanza Nazionale Sanmarinese. Membro del Consiglio Grande Generale dal 2006, ha ricoperto la carica di capitano reggente dal 1 aprile al 1 ottobre 2010. Oggi si presenta nella lista del Partito Democratico Cristiano Sanmarinese Noi Sanmarinesi come indipendente di Alleanza Nazionale Destra Sanmarinese.
Signor Sansovini, lei ha dato l'idea per lo slogan Insieme per vincere, quindi conferma la sua scelta di stare con una lista vincente? Beh, questo senz'altro. La nostra è stata una decisione, diciamo, discussa e anche documentata da vari fatti politici. Questo momento particolare in cui verte San Marino non è certamente la frammentazione dei politici che possono portare a una soluzione, anzi, è qui in questo momento che il popolo sammarinese si deve unire per risolvere questa situazione, perché San Marino ce la fa, ce la farà e ce l'ha fatta in passato e ce la faremo anche in futuro per ritornare in Europa rispettati e perché il sammarinese giri a testa alta e fiero di essere sammarinese con la storia che si porta dietro. La ringrazio per il suo contributo. Savoretti Maddalena appartiene, come lei stessa definisce, ad una bella famiglia, orgogliosa di essere sammarinese e di amare il proprio paese. Diplomata in ragioneria e geometra, sta proseguendo gli studi di ingegneria civile. Attualmente lavora presso l'ufficio urbanistica come istruttore per le pratiche pubblicitarie. Scarano Alessandro, laureato in giurisprudenza e tirocinante presso uno studio legale sammarinese. Membro della redazione del periodico giovanile Azione, è stato segretario di sezione di Serravalle, nonché membro del Consiglio Grande Generale. Attualmente è direttore di Il San Marino, fa parte anche della redazione del periodico Azione. Ha ricoperto la carica di segretario di sezione e membro del Consiglio Grande Generale. Simoncini Leonardo, nato a San Marino nel 1966, è residente a Domagnano. Coniugato con Antonella, è padre di Matilde e Beatrice. Laureato in architettura presso il Politecnico di Milano nel 1992, dal 99 esercita la professione di architetto come libero professionista. Dal 1980 fa parte dei corpi militari volontari della Repubblica di San Marino. Fino al 92 come bandista sassofonista, dal 92 ufficiale nella Guardia del Consiglio Grande Generale con grado di tenente e da luglio 2012 ricopre l'incarico di comandante. Stefanelli Lorella è nata a San Marino nel 1959, laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Bologna. È avvocato e dirigente della pubblica amministrazione. Il suo impegno è rivolto ai giovani, creare condizioni economiche che consentano di esprimere le potenzialità e ottenere le legittime aspirazioni di certezze. Tamagnini Filippo, ha 40 anni e abita a Falciano. Sposato con Tania Ercolani e padre di 3 figli. Ha conseguito la laurea in ingegneria edile all'Università di Bologna. Nel 1999 è dipendente di studio tecnico privato. Dal 2000 è progettista presso l'ufficio progettazione. È iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese dal 2003. Già membro della giunta di Castello di Serravalle, ha ricoperto il ruolo di capitano di Castello dal 2006 al 2008. Consigliere dal 2008, ha ricoperto la carica di capitano reggente dal 1 aprile al 1 ottobre 2011. Tamagnini Lucia è nata nel 1963, risiede ad Acquaviva, coniugata con Giuseppe, ha 2 figli, Nicola e Davide. Diplomata all'Istituto Tecnico per Geometri, lavora presso l'Ufficio Tecnico del Catasto dal 1987 con la qualifica di esperto della sezione Fabbricati. Dal 2009 è membro della Giunta di Castello di Acquaviva con funzioni di segretario. Fa parte di un gruppo parrocchiale con il quale organizza e svolge attività ricreative e culturali rivolte ai giovani e agli anziani. Si candida per la prima volta. Terenzi Gianfranco
Negli anni 70 è capitano di Castello di Serravalle. È stato presidente dell'Unione Nazionale Artigiano Sammarinese per oltre 30 anni. Da giovanissimo ha fondato la propria attività imprenditoriale ed ha conseguito il diploma di tecnico industriale e la laurea in sociologia. Toccacieli Elisa, nel 2008 ha conseguito la laurea magistrale in economia e diritto. È occupata con un contratto di collaborazione professionale presso la direzione delle poste di San Marino. Collabora con il centro cinofilo di San Marino Agility Dog, dove si sta formando per diventare educatore cinofilo. Toccacieli Roberta, nata nel 1970 negli Stati Uniti, è diplomata in ragioneria. Sposata dal 2004, è impiegata presso un'importante ditta farmaceutica sammarinese da 20 anni. Dal 2009 è consigliere e segretario di giunta di Serravalle. Appartiene alla Democrazia Cristiana sin dalla sua adolescenza trascorsa in America. È fiera di rappresentare con la sua candidatura. Torsani Simona è nata a Rimini nel 1974, ha vissuto fino all'età di 22 anni a Riccione. Ha due figli ed è occupata quale commessa in un ingrosso di acciaio e bigiotteria. Si candida per la prima volta. Ugolini Giovanni Francesco, nato nel 1953, è coniugato e padre di Maddalena. Diplomato perito chimico industriale, ha svolto l'attività di tecnico di laboratorio presso il laboratorio analisi dell'ospedale di Stato. Albergatore, poi dirigente attività industriale, in seguito presidente Unione Sammarinese Operatori Turistici, dal 2008 è funzionario presso il Partito Democratico Cristiano Sammarinese. Iscritto al partito dal 73, è membro di direzione del Consiglio Centrale. Dal 98 è membro del Consiglio Grande Generale e di varie commissioni. Ha assunto due volte la carica di capitano reggente. Ugolini Massimo Andrea, nato nel 1978, vive con sua moglie a Serravalle. È impiegato presso un istituto bancario e finanziario sammarinese. Ha mosso i primi passi di attivismo politico all'interno della Democrazia Cristiana nella sezione di Domagnano, da cui oggi ricopre il ruolo di vice segretario. È membro del Consiglio Centrale. Valentini Pasquale, nato nel 1953, coniugato e padre di tre figli, è laureato in matematica. Insegnante presso la scuola media dal 1977, dal 1993 è titolare della cattedra di matematica nella scuola superiore. Membro del Consiglio Grande Generale per il Partito Democratico Cristiano Sammarinese, ininterrottamente dal 1988, ha fatto parte di diverse commissioni consiliari. È stato segretario di Stato in diverse legislature e lo è tuttora. Nei diversi periodi ha ricoperto vari incarichi nella Democrazia Cristiana, vice capogruppo consiliare, membro di direzione, direttore del San Marino, membro dell'ufficio di segreteria e segretario politico dal 2007 al novembre 2010. Purtroppo questa sera è fuori territorio per motivi istituzionali. Venturini Giancarlo, nato a San Marino nel 1962, ha conseguito il diploma di tecnico di laboratorio nel 1984 presso l'Università di Urbino. È dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale Laboratorio Analisi. Iscritto al Partito Democratico Cristiano Sammarinese dal 1986, ha ricoperto più volte l'incarico di vice segretario del partito. Dal 1989 al 1991 ha svolto l'incarico di capitano di Castello di Borgo Maggiore e dal 1993 è membro del Consiglio Grande Generale. Nel 1996 ha ricoperto l'incarico di capitano reggente, è stato segretario di Stato in diverse legislature e lo è tuttora.
Venturini Roberto, 51 anni, è padre di due figli, Elena ed Enea, medico di pronto soccorso presso l'ospedale di Stato da quasi 20 anni. Collabora in qualità di medico sportivo con la Federazione Sammarinese Gioco Calcio e inoltre membro del Comitato Permanente Antidoping. Una squadra eccellente che entra in gioco per riaffermare e difendere i valori più autentici della sammarinesità, quei valori che sono il fondamento delle nostre famiglie, della nostra comunità, della nostra millenaria ed esemplare storia. Una squadra che sa gestire il bene comune, che ha la capacità e la volontà di governare un paese, perseguendo soluzioni concrete e sostenibili e soprattutto rispettose della dignità e dell'unicità di ogni singolo cittadino. Con piacere invito sul palco Sara Jane Ghiotti e il maestro Antonio Nasone, che ci faranno ascoltare la seconda parte della loro esibizione. Con Voglio vivere così, un brano del tenore italiano Ferruccio Tagliavini, accompagnata alla chitarra dal maestro Antonio Nasone, Sara Jane Ghiotti. Va, cuore mio da fiore a fiore, con dolcezza, con amore, vai tu per me. Va, che la mia felicità vive sol di realtà, vicino a me. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, beatamente. Voglio vivere così, l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. L'amore, oggi amo ardentemente, per scelgo impertinente, menestrello dell'amore. L'amore, la fiorita delle piante, tiene in festa questo cuore, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me. Sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto, canto per me. Grazie. Ringrazio e mi congratulo con Sara Jane e il maestro per il loro gradito e ammirato contributo musicale. Personalmente, in nome della Democrazia Cristiana e di noi sammarinesi, rivolgo un sincero e cordiale ringraziamento agli intervenuti ed invito il segretario politico della Democrazia Cristiana, Marco Gatti, a portare il proprio saluto a conclusione della serata. Per concludere, solo poche parole.
Credo infatti che non siano le parole quelle che ci distinguono dagli altri, ma sono i fatti di cui siamo capaci. La campagna elettorale, come tutti sappiamo, inizierà la prossima settimana, però è già da un po' di tempo che tutti noi abbiamo iniziato a mettere impegno e abbiamo incominciato a lavorare, perché se è dalla prossima settimana che inizia la campagna vera e propria, la preparazione è già iniziata dal giorno dopo della crisi di governo. Cosa chiedo? Io chiedo a tutti voi di lavorare insieme. Chiedo a tutti voi di sostenere i nostri candidati. Chiedo a tutti voi di dare ancora più forza alla coalizione San Marino Bene Comune. San Marino Bene Comune è un progetto che è stato costruito insieme agli amici del Partito dei Socialisti e dei Democratici e agli amici di Alleanza Popolare. Quella a cui noi andiamo incontro è una competizione elettorale difficile. È una competizione elettorale difficile perché la cittadinanza è sfiduciata. La cittadinanza è sfiduciata verso la politica. Ma io credo che noi tutti insieme, noi con un aiuto reciproco, noi che siamo decisi a portare avanti con fermezza questo impegno che ci siamo presi, noi ce la facciamo. Noi questo impegno lo porteremo avanti senza tentennamenti, senza farci intimorire da nessuno. Noi sapremo convincere chi è indeciso, sapremo convincere chi è confuso. Perché? Perché la gente è dalla nostra parte. E la gente è dalla nostra parte perché i nostri valori sono i loro valori. Ma questo va ricordato alla gente. E quindi è importante incontrare il maggior numero di persone. È importante parlare con loro. È importante fargli capire che noi ci siamo, che noi ci crediamo, che noi siamo capaci. Perché alla fine, come ha detto Glauco prima, San Marino ha sempre vinto le sue sfide. Quindi San Marino vince sempre. San Marino sei tu, San Marino siamo noi. E adesso è il tempo. Adesso è il tempo di crescita e di ripresa per il Paese. Adesso è il tempo di riscatto per il Paese e per i sammarinesi. Adesso è il tempo di vincere, adesso è il nostro tempo. Ed ora vi invito a seguire un contributo video che racchiude l'essenza della proposta elettorale della lista Democrazia Cristiana e Noi San Marino. Ci congediamo ringraziandovi per la vostra numerosa e gradita partecipazione. Vi diamo appuntamento e vi aspettiamo numerosi come questa sera, lunedì 22 ottobre prossimo, al Teatro Nuovo di Dogana, per la presentazione alla cittadinanza della coalizione San Marino Bene Comune.
Nell'augurarvi la buonanotte vi volevamo ricordare che insieme... Per vincere! Grazie. Un saluto a tutti.